Allora, le regole di Eddie: sono andato in culo a molte full art, bimbetti a casa. Vabbè, ho scelto un botto di carte che piacciono a me, considerando proprio idee, arte, eccetera. Sono abbastanza sicuro di capire le scelte. Per intenderci, non ho fatto fanservice cringe dove metto Charizard set base. No trainer. Poi se urgerà a togliere full art, eseguiremo un capiamo che tanto ho ottenuto tutte le 300 foto. Viva le cazzo di carte. Va bene, Eddie, ok? Wow, mamma mia, che belle queste. Io ho una perversione per Kusube. Mi piace da morire, perché sembra un reporter del National Geographic che fotografi i Pokémon in giro nella natura. È dolcissimo il suo stile, soprattutto quando si impegna. E qua si è impegnato tanto. Dall'altra parte abbiamo Dom, un pazzo scatenato, che fa del dinamismo, della follia cromatica, di effetti, perché è tutto pieno di contorni poster, puntinati, eccetera. E poi ovviamente bagliori, onde, raggi. È difficile, perché sono proprio agli antipodi queste robe. La camma al centro? Vabbè, facciamo la camma al centro, dai. Io allora ti direi, per come sono fatto io, Deoxys V-Star. Peccato, perché è veramente Kusube qui, poi con questa pioggia, le gocce incastrate nella ragnatela, ha fatto veramente un bellissimo lavoro. Però guardate che bel casino, proprio Dragon Ball, c'è cioè un alieno impazzito e spacca tutto. Cioè... Va bene così. Raga, questo Rapidash è molto bellino, dinamico, slanciatissimo, una bellissima posa. Di solito lo fanno molto neutro, Rapidash invece qua è lanciatissimo. Però ragazzi, questo Mew è incredibile. Ne abbiamo anche già parlato, Murayama che cerca di raffigurare Mew davvero come la Damo dei Pokémon, che sta nel centro, sonnecchia con la sua bacca e tutti intorno i Pokémon, i suoi figli in un certo senso, lo guardano. Come se fosse anche un Gesù nella sua capannuccia, una cosa stranissima. Troppo bello. Bello anche il ruscello con un Pokémon che insomma lo circondano, lo guardano, non lo proteggono proprio. Arrakuda e Barrascuda, ci sono tutti e due, i due Nidoran. Tante generazioni tutte insieme, in realtà non tantissime, però vabbè insomma. Ok, allora, il problema di fare il paragone tra full art e carte normali è proprio questo, che purtroppo non ti godi l'art al 100%. Allora, questo è uno degli ultimi Ninetales, che gli vuoi dire, è bellissimo, cioè questo Ninetales quasi divino, diciamo la verità, con questo bagliore, questa luce perfetta, che viene spiato in un certo senso. Dall'altro invece abbiamo proprio un'altra cosa, abbiamo un Tyranitar mostruoso di Kimura, bravissimo disegnatore, che esce dal bosco, dal suo nascondiglio probabilmente, durante un temporale, con dietro un accenno di rovine quasi. A me piace più Tyranitar probabilmente qua. Di là abbiamo un Ninetales veramente Ghibli. Vado di Tyranitar. Peccato perché questo Ninetales era troppo bello. Minchia, c'è anche un parallelismo interessante. Allora, qua sono abbastanza sicuro. Nonostante sia carina l'idea di far combattere Venusaur e Charizard, non è la prima volta che combattono, c'è anche la promo dell'artbook, però questo Charizard non mi piace molto, mi piace più Venusaur, quasi contento di combattere con Charizard, c'ha questo sorriso un po' beffardo. Però ecco, il corpo di Charizard non mi piace molto, soprattutto con questa zampona in primo piano. Mi piace Charizard un po' più cicciottello, un po' più possente. Però di là abbiamo questa composizione a spirale continua, con questo Lugia che guarda il pescatore ed è talmente grosso, Lugia, che deve piegare il collo in maniera quasi naturale, sempre a spirale, cercando la composizione della carta, seguendo il movimento delle onde, continuando la spirale di questa costruzione con i fulmini che seguono tutto questo tsunami e questo casino, solo per vedere questo pescatore che non è spaventato, che sembra quasi ammirato davanti a una divinità. Vado di Lugia, non c'è versi. Ragazzi, allora, qua è difficile perché... Allora, Chiyu è un Pokémon che mi piace molto, di Scarlatto e Violetto, nonostante abbia odiato, come sapete bene, i giochi. Egawa, bravissimo. Abbiamo un Charizard VMAX, peraltro esclusiva occidentale, è una cosa abbastanza anche unica. No, unica no, ci sono stati altri esempi, però questo è esclusiva occidentale, se non erro. Questo VMAX, che è proprio Godzilla, fatto e finito, con addirittura il raggio atomico. Chiyu è bellissimo, c'ha dei colori questa carta che... vedo persino io. Charizard VMAX però ha dei colori altrettanto belli e la distruzione che crea intorno a sé è veramente spaventosa. Shibirungaru si chiama l'autore. È bravissimo. Qui guarda, forse premio la compostezza, i riflessi sott'acqua, la vegetazione che cresce sott'acqua. L'unica cosa che mi disturba è che non è centrale. CU è leggermente decentrato, però ci sta, secondo me. Bellissimo anche questo Charizard, però non c'è versi. Vado di CU. Premio CU. Si torna su Kusube. Abbiamo uno Shedinja spaventosissimo, perché in realtà dietro c'è un accenno al cimitero.
è un cimitero giapponese, sembra. Poi questa divisione, Kusube è molto intelligente perché non è un cretino, ha preso la forma della testa di Shedinja, divisa a metà, e gli ha applicato questa ombra che lo rende spaventoso, ma lo rende anche morto. Sembra proprio un morto che ti guarda fisso spaventando. Di là abbiamo una bellissima illustrazione di Tezero, molto classica, sembra quasi un poster promozionale del gioco. Qui premio il creepy, premio la semplicità e l'intelligenza di applicare le ombre, il chiaroscuro tipico di Kusube. Però di là abbiamo un'illustrazione bellissima, però molto classica. Shedinja invece ti sorprende anche, no? Spacchettando e girando le carte, vedere uno Shedinja così, fa: oh, che è questa roba qua? Dai, anche questa è dura. Però qua vi dico perché premio Aerodactyl, perché ho scelto Aerodactyl. Allora, questo Onix, chiamato anche Sunset Onix, è incredibile. Kusajima realizza un suo... Kusajima non mi piace sempre, ma qua fa un capolavoro, perché ho questo Onix che guarda il sole tramontare. E persino Onix, che ha questo aspetto burbero quasi assente nel suo essere di pietra, sembra quasi emozionarsi di fronte a questo tramonto, un tramonto dato nel suo ambiente naturale, bellissimo. Però di là premio Aerodactyl perché, ragazzi, abbiamo un'illustrazione anche qui molto classica, una colorazione che lo rende quasi un modello 3D. Però vedere il mondo Pokémon nella preistoria, devo dire la verità, colpisce davvero, perché vedere Aerodactyl che sorvola il mondo primordiale dei Pokémon, coi Rampardos dietro che corrono, i Tropius che giocano con i Sheldon e tutti i fossili che abbiamo, quasi tutti, che abbiamo imparato ad amare, che vivono la loro vita in un mondo che non esiste più, che è il mondo preistorico dei Pokémon, a me fa impressione da amante della lore. È un casino perché Onix qua è molto più artistica quella di Onix. Però quanto cazzo è bella questa finestra sulla preistoria Pokémon, non ce la faccio. Io dico Aerodactyl, però mi dispiace con tutto il cuore di Onix. Vado di Aerodactyl, scusate. Allora, a me piace il Rapidash di Galar. E Sui mi fa impazzire. Ha fatto delle carte assurde, alcune delle mie preferite. Però partiamo dal presupposto che il tratto spessissimo di Toyama a me fa morire. Vedere Omanyte che piange perché è da solo e vedere sullo sfondo una coppia invece felice, beh, è Gans. È una micronarrazione all'interno, tra l'altro, di uno spazio piccolissimo, perché le carte di terza generazione, se non erro, sono le carte che hanno avuto lo spazio più piccolo in assoluto. Forse se la davano con le e-reader, ma sono convinto che lo spazio dedicato all'artwork di terza generazione fosse il più piccolo di tutti. È stato... non era una missione facile, eppure Toyama ce l'ha fatta. Quindi premio Omanyte, nonostante sia bellissimo, questo Rapidash di Galar. Solo che non si capisce bene, fa fiorire i fiori col corno, è un po' strano. Tra l'altro sembra un po' il Black Lotus, quello a sinistra. No, vabbè. Cioè, qua non c'è proprio gara. Dark Golduck. Arita in stato di furia, come direbbe nostro amore Cannarsi, che spara un raggio con le onde che gli fanno spazio, che si muovono al suo passaggio, una cosa incredibile. Bellini, Gible che litigano un po' incazzati nella montagna, però c'è mezzo. Perché Dark? Perché in quel periodo fecero i Pokémon cattivi del Team Rocket. Ecco qua, Kusajima è arrivato. Però torna Kusube prepotentemente. Allora, Undum è bello, ci sono artwork migliori secondo me di Undum, però questo è oggettivamente splendido, soprattutto l'uso dei colori che hanno fatto è perfetto, perché rappresenta il suo essere sia oscuro, con questi alberi scheletrici che sembrano quasi delle mani, delle braccia, il monte in silhouette e poi dietro questi vapori. Di là però abbiamo un Elgiam, non ho mai capito la pronuncia, veramente veramente figo, perché lui è un alieno, quindi in un certo senso non riesce a capire cos'è questo mondo, qual è il suo posto, si vede riflesso, un po' come quegli animali che si vedono per la prima volta. Io premio la dolcezza della Kusube, perché Undum è bello, però se guardate bene le fattezze di Undum sono un po' strane. Gli occhi non sono posizionati proprio bene, le corna sono un po' piccoline, un po' spiaccicate. È bella la composizione, Undum mi piace un po' meno, è più toccante quello della Kusube. Vai! Allora, Raichu in mezzo ai fiori, bellissimo. Raga, ma quante... Cioè, Eddie, ma quante carte della Kusube hai messo? Questo Tornadus è splendido. Io non amo Tornadus, lo sapete che mi sta un po' qua, come tutti i Jin. Però quanto cazzo è bello. Cioè, guarda la mano, potentissima. Loro che sono spaventati vengono portati via. Quillfish che vola addirittura nel suo essere pallone. No, Raichu è più classico, bello il campo ferito, ma Tornadus è la marcia più stavolta, dai. Allora... Eternatus Vimax di Arita è interessante perché è gigantesco, c'è davanti Fabrizio Moccia, va bene così.
Però c'è un problema, secondo me, nella carta di Arita, che il design di Fabrizio Moccia è un po' troppo in linea con il character design di Pokémon Go. Quel character design un po' troppo realistico per i miei gusti. E poi è troppo chiassoso, ci vuole un po' a leggerla. A me piacciono le carte chiassose, eh. Lavoro con Walter Baiamonte, quindi insomma, il chiasso fatto persona. Però, infatti, vi ci vorrà un po' a leggere la carta che ha fatto su Spring Yield Jack. Di là, però, forse c'è uno dei migliori Charizard mai fatti. Forse al secondo posto ce n'è uno che va sopra, però ne parliamo poi, se c'è. Ma sono convinto che Eddie l'abbia scelto. Questo combattimento con Mewtwo, che tra l'altro è non un puzzle, ma sono due carte speculari. Ne manca una, che non è di Oshiyama, ma di un altro autore. È bellissimo. Ce l'ho, tra l'altro. Sono molto geloso di questa carta, perché è veramente splendida, la prospettiva è mattina. La line art è troppo bella. Vado di Charizard. Assolutamente. Finalmente è arrivato Comiglia. Questa carta qua, nonostante sia splendida e nonostante si intravede uno preoccupatissimo per il virus informatico di Porygon Z, non so se lo intravedete, c'è da dire che qua Nahara ha fatto proprio un lavoro bellissimo. Sembra quasi un paravento giapponese antico, è uno stile molto particolare che infatti si rifà a Legend, che va a toccare l'antico Giappone. È troppo bello, ragazzi. Cioè, questo Zoroark di Sui è incredibile, non ci si fa nulla, ha un dinamismo, ma è anche una compostezza, proprio trasuda tanto del periodo Edo, ma è anche ipermoderno. Ecco la seconda parte dello scontro. Allora, questo Mew è molto molto carino, e è il Mew con i calzini. Non è uno dei migliori Mew per me, è molto bello, ma non è uno dei migliori Mew. In che senso con i calzini? All'inizio, Felix, Mew aveva la parte finale delle zampe colorate, con una parte scura, adesso non ce l'ha più. Sai perché ti ricordano due piselli? Perché questa tipologia di colorazione, Francesco, sembra una cazzata, ma questa colorazione un po' glossy, diciamo, no? Lucente, è tipica di certi hentai. Questa colorazione un po' più scura, con questo pallino bianco che aumenta il riflesso della pelle e valorizza le forme negli hentai. Chi guarda gli hentai lo saprà sicuramente. Questo Mewtwo che fa la Kamehameha è stupendo. D'altra parte, Sugimori si ispira a Toyama e si ispirava palesemente a Freezer per fare il suo Mewtwo. Scelgo Mew. Scelgo la semplicità stavolta. Ok, qui sono abbastanza sicuro della mia scelta. Anche perché questa carta della Yoshida è stata frutto di tante speculazioni. Ma è l'Arvitar da una prospettiva strana che mangia una montagna e sbuca dalla montagna che ha mangiato? È forse lui che esce dall'uovo? No, in realtà, come si vede dai piedi e dall'ombra, è l'Arvitar che è davanti a una pozza d'acqua, a uno stagno, e si guarda riflesso nell'acqua, e il fisheye del riflesso ci fa vedere il suo muso tutto distorto. L'ombre, però, con questo l'ombre al tramonto tristissimo di Comiglia, vince. Ahimè. È interessantissimo che avevo fatto la Yoshida, ma guarda l'ombre quanto piange. Quanto è bello questo l'ombre. Tutto triste. È bella l'idea di l'Arvitar, però, della Yoshida. Poi, secondo me, non lo premierò mai più. Vabbè, scommetto sulla posa strana di l'Arvitar, perché sono convinto che Eddie abbia messo un Comiglia più bello. Eccolo un altro, infatti. Bulbasaur, che raccoglie l'energia dal sole, probabilmente per fare una mossa o per evolversi addirittura. Gardevoir è incredibile, perché è stato fatto proprio un lavoro eccezionale con questa composizione a metà. Non lo so, secondo me l'anatomia è un po' strana, però no, qua Comiglia è proprio tornato all'arte primitiva totale. È bellissimo, questi raggi solari tratteggiati uno dopo l'altro, sembra quasi un sole di Van Gogh. Qui proprio siamo... No, vado di Bulbasaur, ragazzi, scusate. Sì, no, qua... Questo Paras è bellissimo, tra l'altro di alcuni set sottovalutati, che sono i set di Heart Gold e Soul Silver, che hanno dentro degli artwork cazzi di Dio. Ma di là abbiamo un cazzo di Arceus sull'intero mondo ad amministrare le vicende divine. Cioè, raga, veramente, questo è bellissimo, troppo bello, basta. Qua abbiamo due mondi diversi. L'idea è figa, e finalmente vedere Mewtwo dentro l'ampollona, in una secret, ci piace tanto. Ma guardate bene Mewtwo, ragazzi, non è proprio bellissimo. Guardate la linea che separa i due colori, la linea della coda che separa i due colori del corpo. Non è fatto bene. È ganza l'idea, è ganza tutto, ma non è bello. È un po' troppo plasticoso. Di là invece abbiamo un Ductrio dell'Aimeno, che non mi piace tantissimo, però, ragazzi, che è del Team Rocket, e quindi, come ogni Pokémon Team Rocket, fa danni ed entra
spaccando il pavimento di una stanza, penetrando illegalmente nella stanza. A me piace e fa anche ride. Vado di Ductrio. Kawaiyo, a me, o Kawaiyo, piace. Per come colora, perché provoca sempre con le pose, cerca di renderli proprio mostruosi questi Pokémon, mi piace. Però dall'altra parte abbiamo il Markrow. No, forse ci sono un altro paio di esempi, però uno dei Markrow più belli di tutti. E a me, lo sapete, quando inspessite la linea così, perdo la testa. Per la perfezione assoluta avrei fatto la luna tondissima, perfettamente circolare. Però ci andiamo oltre. Sì, vabbè, dai. Cioè, raga, qui non c'è da dire molto. Insomma, questo Lichidum carinissimo che con la lingua, Yarita ovviamente, con la lingua prende la frutta, mangia. Ma di là ci abbiamo il Magikarp più bello di tutti i tempi. Cioè, abbiamo Magikarp che sta risalendo la cascata e non molti lo notano subito, ma ha, perché si fonde totalmente con lo sfondo, ma ha un Gyarados ad attenderlo. Ad attendere la sua evoluzione, Kanda, oltre ogni limite. Ovviamente Sou, che arriva finalmente, grandissimo artista, che tra l'altro è stato preso anche in One Piece. Allora, Arma Rouge è bellissimo, mi fanno impazzire questi due Pokémon meravigliosi, bello il quartiere, sembra proprio un quartiere andaluso, favoloso. Però sapete che le prospettive, gli sfondi di Sou, così tutti spiaccicati, molto medievaleggianti un pochetto, piacciono. Brambling non mi fa impazzire, però la carta è oggettivamente fighissima. Però qua vado di Arma Rouge. Vado di Arma Rouge perché mi piace più questa prospettiva forzata del quartiere, mi piace che lui si ripari dalle ultime gocce di pioggia, perché è di fuoco sotto, diciamo, questa, come si può chiamare? Questo porticato, diciamo così. Infatti il cielo si sta schiarendo, un tipico cielo post-tempesta, troppo bello. E qui sono un po' indeciso. Allora, sto Kizuki, allora, è carina l'idea, perché Cubon è seduto accanto a una mamma che sta coccolando la figlia o il figlio, e Cubon è da solo e si coccola l'osso, poverino. Però il parco dietro alla Jetson non mi piace molto, e poi boh, queste ombre super nette, questi tavolini un po' bruttini, cioè è strano, sono strane alcune cose, sembra un po' fredda, e per una carta che dovrebbe essere calda per quello che descrive non ci sta bene. Di là abbiamo una colorazione più spennellata, che mi piace molto, senza line art, così proprio, cioè una line art proprio accennata, fatta solo col colore, con le macchie di colore di Okachi, che scusate, mi piace molto. Poi ci sono tanti Pokémon, le carte di gruppo mi piacciono, Calyrex mi fa cacare, però Teddy USA che giocano così mi fanno impazzire. Vado di Calyrex. Ecco, a proposito degli artwork di Heart Gold e Soul Silver, sapete che Yoto si ispira al Kansai, quindi antichità giapponese, periodo Edo, eccetera. Infatti trovate tantissimi riferimenti all'arte antica giapponese, quindi tante ukiyo-e e tanti riferimenti adesso. Guardate un po' l'albero, guardate le nuvole, guardate sto Pidgeot che proprio si avventura in questo sfondo molto ukiyo-e, con queste prospettive irrealistiche a bestia, però tanto affascinante. Dall'altra parte abbiamo uno Starmie che sembra quasi caduto dallo spazio, che ha formato un cratere enorme, proprio perché c'è un mistero intorno a Starmie, no? Non si sa se è arrivato dallo spazio, il gioiello, un gioiello misterioso, chissà, c'è una lore incredibile tra questi Pokémon troppo sottovalutati. Sono entrambi molto belle, ma qua vado di Pidgeot perché sono molto innamorato di questo stile antico. Eddie, io ti ringrazio, perché nonostante a destra abbiamo una carta meravigliosa dei Gawa, con uno dei Pokémon più brutti, se non il Pokémon più brutto di tutti i tempi, che se la dà con Enamorus di merda, che se la dà con Kyogre di merda, per me, lo dico senza problemi, ho sempre detto, Lumineon V è una delle migliori carte che Pokémon Company abbia mai distribuito. Tra l'altro Lumineon ha un'altra carta grandiosissima che spero Eddie abbia messo. Io scelgo Lumineon. Questa luce, questo vortice sopra Lumineon, questa farfalla del mare con questi piani sovrapposti degli sfondi, uno è proprio splendida, splendida per me. Non me ne frega un cazzo. Troppo bella in tutto. Sabrina's Gengar. Sabrina's Gengar ha una storia molto particolare. Sabrina's Gengar non è una carta, è un patchwork di varie robe di stock. Hanno preso l'artwork di Pokémon Blu di Kensuke Mori, l'hanno spiaccicato su una luna di stock e hanno fatto una carta. Punto. Non c'è altro. È interessante l'artwork di Sugimori, ma non c'è una vera e propria ricerca. C'è da dire che però l'Articuno di Galar non mi piace molto. Non il design, proprio non mi piace la carta. Forse sta neve un po' tutta storta, un po' tutta macchione così. Non mi piace, tutto sfumato. Troppo finto. Si vede che è proprio tavoletta grafica posticcia. Quindi vado di Gengar, ma solo perché voglio bene a Gengar e all'altro di Sugimori. Ma tra tutte e due, insomma, un po'.
boia, So-So contro So-So. Lunaton che sembra essere atterrato anche lui sulla Terra, e Luminese e Volbeat che lo guardano così un po' affascinati, con la luna dietro, giustamente. Però questo Espion, ragazzi, che con i suoi poteri psicocinetici fa sollevare i libri, e tra l'altro un libro dedicato a Ditto e un libro dedicato probabilmente alle evoluzioni, come vediamo in primo piano, non lo batte proprio nessuno. Direi Espion. Tra l'altro, per la carta del Grimalkin, Agnese si è ispirato proprio a questo Espion di Monsters, appunto esclamativo Monsters. I box sono ancora disponibili, ragazzi, avanti tutta con i pre-order. Se ciaone. E a me spiace scegliere Arceus, ma Egawa qui è proprio perso la brocca. C'è da dire che quest'altra carta di Nagasawa è incredibile, perché lui ha preso King Gambit, la nuova evoluzione di Bisharp, ha preso i Pawniard e ha creato un vero e proprio esercito, quasi una scacchiera, no? Un plotone, lo Shogun proprio. A me dispiace perché è stupenda questa carta, stupenda. È molto specchiata, cioè lui ha preso la prima metà della carta, la specchiata e fine. Però questo Arceus, ragazzi, è proprio immenso, esplosivo, cioè la costruzione è incredibile. Vado di Arceus. Allora, quest'Aron qui è molto bello, col Team Acqua, il Team Magma, Team Acqua incazzato nero con i punti esclamativi, ossia la fumetto americano, perché gli stanno divorando il sottomarino. È divertentissima questa cosa. Di là c'è una delle GX forse meno riuscite, sì, è figo che Tyranitar vada un po' a scuotere il soffitto per far cadere le gemme che poi il Sablai, Mega Sablai, mangerà. Però l'idea di Aron è questa roba molto fumettosa, molto americana, fa ridere. Boia, che matto. Allora, questo era Sawayama, faceva delle carte veramente malate. Non so se c'è ancora, credo di no. L'hanno giustamente cacciata. No, giustamente no, perché per me è follia pure, cubismo allo stato puro. Poi per Metapod è perfetta questa carta. Però Comiglia che inserisce Snorunt in un'isola tropicale, che per ripararsi dal caldo si ficca in un freezer tutto aperto ed è contento perché finalmente si può raffreddare. Beh, bisogna capire se voglio premiare la follia proprio totale creativa oppure una narrazione. Tra l'altro sopra un altro Snorunt che sta prendendo l'aria spostata dal ventilatore. Poi è anche particolare vedere Snorunt contento. C'è anche un altro nascosto dentro al ghiaccio, nel cassetto sotto. Va bene, facciamo Metapod perché è talmente malata che si premia. Vabbè, qua no, sì, allora va bene premiare Arceus. Però qui abbiamo il Minotauro praticamente, perché io per fare il Minotauro mi sono ispirato a questa carta promo di Psyduck della Imeno, che tra l'altro veniva fuori da una serie di fumetti che faceva la Imeno, dove si raccontava una storia a fumetti e poi il finale della storia a fumetti la maggior parte delle volte era una carta promozionale che distribuivano dentro a questo albo fumetti. Io, va bene, questa carta è un pezzo, ovviamente la composizione della carta di Arceus che ho scelto prima, però questo Psyduck è divertentissimo, è troppo meme, premio il meme, mi spiace. Ok, allora abbiamo Aron che sta facendo deragliare un treno mangiando una ferrovia, e proprio abbiamo però uno dei delle mosse più geniali, penso, della Pokémon Company, che si è persa nel nulla, che è questo ritorno al passato dove si riprendeva il layout vecchio. Non, è impossibile fare un set così, no? Possibile Pokémon Company? Vabbè, si vedrà, eh? E comunque Kimura che ci racconta la storia di Light Toxicity che canta per gli Oddish che danzano di notte, il logo del 25° anniversario che distrugge il layout. Non è colpa di Kimura sicuramente, cerchiamo di soffermarci sull'artwork. E quindi ho Electro System, è troppo bello. Ok, questo Lunaton è senza senso. Tra l'altro l'hai preso, Eddie, è che reverse. E Empoleon, che è fighissimo, perché c'è Trubbish che surfa con Empoleon e dietro Fione, che... Oh, vabbè. Però questo Lunaton sopra la colonna, soprattutto come l'ha chiaroscureggiato, si dice così, lo so che fa ridere, però mamma mia quanto cazzo è bello. Vado di Lunaton. Allora, Grimer che scende dalle scale colando dietro al Team Magma, sembra quasi fuggire da una gabbia. Anzi no, in realtà se vedi bene è il Team Acqua che l'ha fatto imbucare dentro al rifugio del Team Magma. Infatti è il Team Acqua Grimer. Però questo Comia è andato. Cioè questo Arctibax tra l'altro ha fatto tutta la linea evolutiva, non ha senso, l'abbiamo già raccontata la storia, quindi andiamo avanti. No, vabbè, posto, cioè questa è la mia carta, questa qui è la mia carta preferita del TCG Pokémon. Bellissimo Nato che si spiega in queste sfere magiche, tutto va bene, però Ditto è la mia carta preferita. Ditto che incazzato imita i cacciatori sulle pareti di questa pittura rupestre, la grotta di Lashaw, che cacciano i Pokémon nella preistoria, compreso un Dodo e un Pikachu, e Ditto che appunto imita i cacciatori, è incredibile. Non c'è niente a dire.
bellissimo questo Clefairy, di Kizuki, mattissimo. Trubbish, interessante, con i Wingull che assaltano la spazzatura. Vado di Trubbish stavolta, divertente. Vabbè, sì. Allora, sto Blastoise è incazzatissimo. Tra l'altro Masago non mi piace molto, però ha fatto un paio di carte, c'è anche un Kabutops di Neo Discovery, sì, incredibile. Però questo Rayquaza che attraversa queste... Boh, questi sfondi che ricordano un po' l'antica Cina, infatti ricordano il primo Dragon Ball, mi fa impazzire, mi fa impazzire. Vado a dire Rayquaza. Allora, sto Chandelure VMAX è ganzissimo, perché vabbè, da inquadrato da sotto, gigante, però sto Politoed, boh, non si sa nemmeno, a me mi ha sempre affascinato di brutto. È ganzo sto Chandelure, anche i riflessi sono fatti benissimo. Facciamo Politoed, dai. A me Moltres di Galar piace più dell'originale, come sapete, l'ho detto mille volte, però posso dire che è meglio Sandygast. Odio molto di più il Pokémon, però è più bello. Cioè, è ganza la composizione matta di Monster, di Moltres. Però è troppo specchiata. Cioè, guardate, ragazzi, il pino, l'abete centrale. Si vede che l'ha specchiata. Sandygast, raga, guardate tra tutti i trattori, le formine, la luce del tramonto che passa attraverso i giochi e vengono proiettati sulla sabbia del parco. È troppo bello. Poi, ovviamente, va a citare i parchetti dei bambini in Giappone perché sono sempre così nostalgici. A me piace. Piace davvero. Sembra quasi solo, no? È rimasto solo perché tutti i bambini l'hanno abbandonato, hanno lasciato i giochi lì e magari tornano domani, ma Sandygast rimane lì da solo, al tramonto, perché devono rientrare con le famiglie. Mi piace molto. Sì, allora, questo Rayquaza, Piatto Cosmolo, di Camilla è bello, perché la posa è grandiosa e sembra proprio un serpente incazzato nero, però Kriketun che suona nel parco per tutti gli altri Pokémon è... una meraviglia. Io vorrei che il mondo Pokémon videoludico fosse proprio così. Ma poi i colori, dai. Magico, veramente magico. Allora, questo sindaco di Comiglia è molto carino. Spento davanti al fuoco è divertentissimo. Però questo Celebi con questo alberone dietro è troppo magico anche questo. Troppo bello. Una carta meravigliosa che ho con gelosia, tra l'altro. Mi piace molto questo Ho di Masago. Però qui premo Fraligator. Fraligator così che sbuca dall'acqua. Brava Rita, forse una delle sue migliori illustrazioni. No, ciao, è impossibile per me questo. Per me è impossibile. Partiamo dal presupposto che questa per me, questa qua, scusate, per me è la miglior carta di Comiglia mai fatto. E Comiglia è il mio artista preferito del TCG Poké. Giratina ha dalla sua cosa, ha dalla sua la composizione. La composizione è un horror vacui continuo. Cioè è un Giratina centrale che viene riempito di elementi surreali ovunque, caricato di tutto. Dall'altra parte però abbiamo la potenza vera di Comiglia, ovvero l'attenzione per il dettaglio e soprattutto la narrazione. Perché noi cosa vediamo? Vediamo un Drowsy illuminato da un faro, sì un lampione, un faro, scusatemi ragazzi, un lampione, che in un certo senso sembra influenzare negativamente questa folla che esce da un parco giochi. E la gente esce da questo parco un po' sconsolata, un po' triste. Come se l'energia negativa che influenza i sogni di Drowsy influenzasse da svegli queste persone. E ha influenzato addirittura il cielo. Guarda che cos'è questo cielo, ragazzi. Che cos'è? È incredibile. Tra l'altro questa scenografia, questo parco a tema sembra un po' la Russia, sembra un po' San Pietroburgo. Non... tutti questi elementi, questo puntinismo nel cielo, tutte queste sfumature, queste pennellate, ma guardate anche la pianta sulla destra del lampione, la ruota panoramica, è tutto perfetto, ragazzi. Io, nonostante questo Giratina sia meraviglioso, io vado di Drowsy, a me. Ma ahimè. Allora, Dondozo, questo Dondozo video non ha senso. Megawa, mio Dio, come al solito, abbiamo già detto, un grande, bellissima la composizione. Però, raga, qui Sosso non si è proprio retto. C'è questo Gengar anche qua in una specie di parco a tema maledetto che inizia a spirare bacche, alberi di bacche, tutto quello che trova. Troppo bello. Anzi, una grande. Allora, qui abbiamo Benimaru Ito e Arita a confronto. Benimaru Ito non ha fatto molte carte, ma ha fatto delle illustrazioni stranissime che tra l'altro potete recuperare in varie guide o dietro le prime cardas dedicate ai Pokémon. Però ha fatto questo Mewtwo, senza senso, iconico. Tutto così puntinato e bello. Però abbiamo Abra, un'Abra veramente eccezionale, un'Abra a riposo in questo sfondo quasi africano di Arita, che ha ripreso di recente, tra l'altro. Sono indeciso perché sono due artwork della mia infanzia che adoro. Vado di Mewtwo perché è molto 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 particolare per l'epoca. Vado di Mewtwo.
No, qua sono abbastanza deciso, anche che Kokomatsu non l'avevo ancora beccato. Questo Zekrom è Ganzo che porta N in groppa, è bella anche l'idea, però sto Machamp che aiuta al mercato la gente portando ombrelloni, frutta, piatti, farina, è troppo bello. E poi lo stile di Kamatsu è sensazionale, mi piace tantissimo, costruisce ogni ambiente perfettamente, dà un grande spazio agli ambienti, bello è N, gli ci vuole bene, si vuole bene Aigawa, ma vado di Machamp, mi piace troppo di più. Ah, mamma mia, allora Koffing fatto come un manifesto, una fanzine, è bello. È bello, sembra quasi un graffito da skate park, non so come spiegarmelo, però stupendo. Però ragazzi, questo Electabuzz è tutta aggrappata ai cavi elettrici che si puppa l'energia elettrica. Intanto guarda questo pilone dietro, questo generatore tratto con il simbolo dell'energia elettrica, pezzo, ma guarda anche l'illuminazione da sotto. A me piace tanto questo Electabuzz, sono un po' indeciso. Questo Koffing piace tanto, anche la luce netta proprio. Per come sono fatto io vado di Electabuzz, anche perché lo sfondo di questo Koffing, che il problema non c'è, è una campitura piatta, invece qua c'è tanto amore per lo sfondo e per il contesto in cui si trova Electabuzz. Oh, l'ha messa Eddie. Ok, questo che vedete di Kato è il miglior artwork di Charizard mai fatto per me. Finalmente un Charizard che non sbercia, che non è possente, che non è tamarro, non ha 100 olografie diverse con lo stesso artwork fatto al computer, ma è calmo, pacato, è un Charizard a riposo con un'ombra meravigliosa addosso, con una fogliolina che gli cade sul muso e con un Venus altrettanto in pace dietro, che però ha dato fuoco a qualcosa qua e là. Il tratteggio è meraviglioso, questo Umbreon di Kimura, per carità, senza senso, fa parte di un'illustrazione unica che è stata spezzettata in tre, ricordiamolo, di Eevee e Espeon. Sì, è il sequel dello scontro praticamente, dopo essersi picchiati si riposano giustamente, però non c'è proprio cazzi, meglio riposo, vai, vado di Charizard. Cradily, sempre del buon kawaii, abbiamo visto prima più volte, però Thievul, nonostante non stia molto simpatico a molti, a me piace perché questa roba, come se fosse illuminato da una torcia della polizia, cosa molto probabile vista la natura del Pokémon, a me ha sempre fatto impazzire, c'è un dinamismo e un'illuminazione unica probabilmente. Vado di Thievul, boia di, questo è veramente terrificante. Allora qui noi abbiamo Natu appoggiato in una specie di tenda fatta a forma di Natu, con dietro le rovine che danno il simbolo al set occidentale di Neo Discovery. Però dall'altra parte abbiamo un Nidoking colorato in una maniera divina per me, con una line art spettacolare. Amo questa illustrazione a libro per bambini, fiabesca al massimo, col figlio che lo guarda mentre il padre va probabilmente a proteggere il figlio perché ha sentito qualcosa che non lo convince. Per me è stupenda, stupenda. Vado di Nidoking, poi lo adoro, non ci posso fare. No, questo Slugma non mi è piaciuto, dico la verità. Vado di Oddish, super pazzo, di Kizuki, che così premiamo stavolta. Vi ricordate il Kabutops Neo Discovery che vi ho citato prima? Eccolo qua. Però dall'altra parte abbiamo un Kusube con questi fletching che fanno le trecce a questa bambina. Ma che gli vuoi dire, raga? Che gli vuoi dire? Vabbè che questo Kabuto sia ignorantissimo sott'acqua con questo sguardo, però un po' strabico. Ma è troppo bella questa carta, è bellissima. Dai, vado di Kizuki. Sì, di Kusube, scusate. Sì, ciaone. Allora, sta carta di Upa è stupenda, con i suoi tesori, che si puppa, che fa sparire nei suoi varchi. Però ragazzi, di cazzo stiamo a parlare? Sugimori, che decide di prendere la penna, e già è un miracolo, per fare un artwork esclusivo, non uno solo, due artwork esclusivi, per fare le prime Shining, porca puttana, col Gyarados rosso che ha fatto sognare grandi piccini, e col pescatore che sa, col pescatore, che cazzo ne so io, che sa allontana col gommone. Nonostante Upa forse artisticamente sia ancora più alta, però a cazzo l'iconicità di sto Shining Gyarados è innegabile, non puoi farne a meno, ci devi pensare. Ok, questo Moltres, l'unica particolarità che ha è che la testa è in giù, delle battute del caso. Però questo Omastar, che non è in una non so se l'avete mai notato ragazzi, ma questo Omastar non è nella preistoria, lo sapete perché? Perché è in una preistoria post-apocalittica. È un Omastar dove l'umanità ha perso e dove tutto è tornato alla preistoria. Perché, come vedete, ci sono dei cartelli, ci sono dei segni di civiltà, però annientati dalla natura. È stupendo questo Omastar. Qua sono in difficoltà perché questo Cubone che piange è molto bello, anche se non è il miglior Cubone secondo me che è stato fatto. Appoggiato così, però sto Giratina ragazzi non c'è storia. Niente, non c'è perso. Oddio, due grandi
chiaroscureggiatori. Eh sì, Kusube contro Kaito. Kato. Allora, raga, è Golurk che aiuta per fare le case, per costruire, fighissimo. Però anche Tangela che si intrappola con i suoi stessi tentacoli dentro la vegetazione a forma di tentacoli, è bello. Lo sfondo di Tangela non mi convince, perché questo radiante un po' sfumato così non mi piace. Vai, Golurk, va. Allora, sto Ninetales è bellissimo perché Ninetales è psico, delta. Però guarda, sto Medicham com'è malato, ragazzi. Cioè, ho mai visto una roba del genere. Veramente, veramente fuori di testa. È bello Ninetales, non c'è verso, con questa luna che lo bagna così. Però è più il fatto che sia psico delta, secondo me, che vince. Però questa roba è proprio Samurai Jack totale. Vai, vado di Medicham, non so pure, ma... Sì, ciao, no. Bellissimo Bagon a riposo sulla montagna, incazzato nero, che però viene un po' addolcito dal fiorellino. Però sto Slowpoke, raga, che gli vuoi dire? Vai. Sì, Vai, vai. Regigigas che porta continenti e passa la paura come se fosse un'illustrazione di un libro antico, di antiche leggende, di antichi Pokémon che hanno fatto la storia, che hanno creato il mondo prima della presenza degli umani. Bello, Swadloon è lì, sembra in Francia, però... Ciao. Qui premio Reshiram. Innanzitutto... Giratina e Arceus fanno il culo a Palkia e Dialga Origin Form. Ma a parte questo, questo Reshiram sembra proprio l'illustrazione tipica di un leggendario. Cioè un'illustrazione che trovi in testi antichi che ti spiegano, che cercano di raffigurarti come un mostro veniva raccontato dal popolo, queste leggende tramandate oralmente. L'uomo ha cercato di fissare nella memoria storica i Pokémon grazie a un libro, ha dei libri, e ha cercato di raffigurarlo per i posteri. E quindi lo raffigura così, con le fiamme intorno, con un probabile caos, con quella sfera misteriosa in alto a sinistra. Cerca di raccontartelo. Tipo un incisione, non è proprio incisione rupestre, è più appunto illustrazione medievale un po' come prima. Però molto molto di più. Sembra quasi una roba bizantina. Sto Palkia è incredibile, Smirgol carinissimo, che imbratta tutto, spacca tutto, non mi è mai piaciuta la posa. Con questo piedone in primo piano, però sto Palkia, ragazzi, non batte tutto. Cioè, non mi puoi citare Ash né Pokémon. Ah, questo Fione è carino, tra l'altro è la versione speculare del Trubbish di prima, non so se l'avete notato. Qui tra l'altro ci sono degli artwork interessanti, Legendary Treasures, però quello di l'Onix di Neo Genesis. Onix banale. No, qua no, ragazzi. L'Onix che si arriccia e non si sa dove finisce, perché è quasi un tutt'uno con la caverna al buio, sotterrato, perché si sta riposando, a me piace. Questo, ragazzi, è tutta una storia. C'è Trubbish sopra Empoleon che parte dalla spazzatura, va sopra Empoleon, poi incontra Fione. C'è tutta una narrazione. Vado di Onix, si voglio troppo bene a questo Onix. Sì, vabbè, dai. Bellissimo spirito, vabbè, per carità, però c'è storia. C'è Scizor contro Scizor in un duello alla Kurosawa. Cioè... Allora, qui Eddie però stai barando un po'. Perché Darkrai e Dialga, così è ovvio che vincono. Nonostante questo Jolteon VMAX non sia per niente male, ci mancherebbe. Però sono due carte. Darkrai e chi? Cresselia, perché avevo sbagliato? Non me ne sono nemmeno accorto che cosa ho detto. Dialga. Sono due carte puzzle, non è una sola. Sono bellissimi, molto più belli. Però sono due carte. Guarda, vado di Jolteon, ma solo perché Darkrai e Cresselia sono due carte, dai. Sì, anche qui, capito? Mattissime. Però sono due carte, raga. Sono due carte. Vado di trico qua. Non voglio barare. Ok, si parte. Thievul. Qui faccio meno spiegazioni, perché ho già detto tutto. Krikatoon, troppo più magico, nonostante la dolcezza di Armarouche. Celebi e Mew, premio Celebi. Tra questo Fletchinga, qui preferisco la tamarraggine. Prima mi sono lasciato convincere, ma ora vado di Tyranitar. Tosta. Tosta tosta. Arceus è incredibile, ragazzi. Però ha uno stile più classico rispetto a Dargoldak, e soprattutto l'altro Arceus che ho scelto. Dargoldak per me è una delle mie carte preferite del TCG, nonostante detto sia superiore. È troppo bello. Però, ragazzi, questo Goldak ha un fascino diverso. Non so come spiegarvelo. Cioè, Arceus fai boia, bellissima illustrazione. Dargoldak fai boia. Quanto cazzo è forte. Poi quanto cazzo è potente questa merda. Arceus fa è bellissimo, straordinario. Di là c'è più coinvolgimento emotivo, secondo me. Vado di Goldak. C'ha più forza, cioè come paragonare gli artwork di ora di Yugi a quelli vecchi. Sono fatti meglio oggettivamente quelli di adesso, però hanno più anima di quelli naif. Non so come spiegarvi. Deve essere la mia preferita, d'altronde. Qui, per esempio, vado di Magikarp, non c'è versi. Qui vado di Shedinja. Qui vado di Golurk. Troppo più bella, bucolica così. Qui vado di Drowsy, ma senza nemmeno pensarci. Ecco, queste sono due carte molto difficili da paragonare.
Però dato che mi piacciono più le carte di gruppo, vado di Mew e mi piace molto più Mew. Bellissimo CU, carta incredibile, Gao è sempre il top, lo sto escludendo anche fin troppo, però Dio Cristo se mi piace questo Mew. Raga, qua è tosta, eh. Qui vado di Scizor. Sì. Qui vado sempre di Aerodactyl. Qui vado di Sandygast. Oh raga, mi piace da morire. Fatemi pipare. Qui vabbè, Lunaton, così escludiamo un po'. Che palla, Arceus sconfitto da Lumineon? Sì. Bellissime entrambe, bellissime. No, raga, Lumineon, dai, mi piace troppo. Comia, sei stato bravissimo, ma raga, questo scontro alla Dragon Ball, tra l'altro disegnato molto... No, vabbè. So Charizard è troppo bello, dai, basta. Regigigas. Reshiram. Palkia. Dark Dutrio, divertentissimo, ma qui Palkia, ragazzi, erano veramente ispirati. Qui devo scegliere tra il meme e l'icona. Meme vince sempre, raga. Ah, mamma, quanti si incazzeranno. Già li vedo i commenti su YouTube. Però, raga... di Freligator. Raga, qui vi dico Electabuzz. Mi piace troppo questo Electabuzz. Questo è l'Electabuzz che ho sempre sognato, che mi sono sempre immaginato leggendo le descrizioni del Pokédex e che Tokiya mi ha dato. No, Lugia, mi dispiace. Lo adoro questo Deoxys, però questo Lugia troppo oltre. Mewtwo, tutta la vita. Azz! Tosterella davvero. No, è Zoroark, raga, non ha senso, dai. Però bella la composizione di Charizard. Per gusto così di disegno, ti dico Zoroark. Però anche questo Kato è importante, eh? Importante. Dai, Zoroark, via. Bulbasaur. Omanyte. Gengar. È come prima. Premiare il meme o l'icona? Questo Giratina non è ancora un'icona, quindi... Raga, io devo premiare le carte che mi piacciono di più. Il mio carattere è anche molto scemo e premio le cazzate perché mi piacciono. Qui vado... Oddio, qui è tosta. Qui vado Nidoki. Espion. Wow! Ok, no, Regigigas mi affascina troppo. Anche questa me la sono sempre immaginata così. Grazie, Kusube. Kriketun. Darkoldak. Zoroark. Quanto è bello questo Lumineon, ragazzi. Aspettate un attimo. Chiamo il VAR. Aspettate. Ora. C'è da dire che la lavorazione è diversa, però... Questa è un piattone e questa è quella di Lumineon. Guardate che cazzo hanno fatto. Ma cosa strappo? Ma perché devo strappare? Sì, è migliore. Lumineon è migliore. Bellissima carta di Mew, ma vado di Lumineon. Sono i colori quelli di Lumineon che mi affascinano, i fondali. Qui vado di Scizor e Ganza, l'idea di Palkia, ma è troppo bello. Preferisco Kurosawa tutta la vita. Qua vado di Celebi, dai. Però anche questo Electabuzz, quanto cazzo è bello. Mamma mia, tutto appoggiato ai cavi, tutto storto. E va bene, dai, Electa, mangiatelo. Basta. Lugia. No, oh, raga, Psyduck lo amo e gli ho fatto vincere un turno, però bisogna fare i seri. Sandygast è troppo bella. Vince. Ditto. Tra l'altro, due robe che possono anche essere collegate in un certo qual modo. Stavolta Magikarp ti ha inculato malissimo. Rosy. Vado di Mewtwo, raga. Dico la verità. Charizard. A mani in cuore Gengar. Vabbè, dai, Espion, basta, facciamo i seri. Bisogna fare gli scozzi quelli terrificanti. Ecco qua gli scozzi terrificanti. Qui vince Lugia. Non c'è verso. Cioè, è stato fatto proprio un capolavoro incredibile. Andiamo di Lugia e va bene così. Qui vince Magikarp. Qui vince Ditto. Sandygast incredibile. Ecco, è tosta. E vado di Kriketun ancora, ragazzi. Bella, incasinata Tamarra, ma Kriketun c'ha un significato tutto suo meraviglioso. Qua vince Charizard. Cioè, è troppo bello sto Charizard. Non ci posso fare niente. Bellissimo. Qua non ho dubbi, mi sa. Drossi. Scizor. Regigigas. Magikarp. Cazzo. Ma quanto cazzo è bello Kriketun, raga, però. No, a parte gli scherzi, non prendiamoci per il culo. Quanto cazzo è bello. Sì, la vena sul collo di Charizard, ci sono delle cose incredibili. No, ma è tutto stupendo. Charizard che sale in volo per evitare la Kamehameha di Mewtwo. Sì, sti cazzi, cioè, è incredibile. Charizard contro Kriketun. Cioè, Kriketun sta mettendo in difficoltà Charizard, è incredibile.
Ormai le carte di Pokémon sono così. Sono due carte diverse. Uno è uno scontro tamarro, molto battle shone, action. L'altro invece è più romantico. È proprio l'incarnazione del mondo Pokémon che vorrei io. Quindi in realtà mi sono già dato una risposta. Parlo di Kricketon, raga, perché è proprio ciò che mi immagino io e che voglio io tutte le volte in un gioco Pokémon e che puntualmente non ho. Sarà la mia idea del mondo Pokémon. Ecco qua. Non credevo che questo scontro sarebbe arrivato proprio adesso, ma è arrivato adesso. È vero, Ditto è la mia preferita. Stiamo parlando dello stesso disegnatore. Però questa carta di Drowsy è molto recente, dico io, perché l'ha fatta quest'anno. Si può sempre cambiare gusto, si può sempre cambiare idea, soprattutto se esce un nuovo artwork del tuo autore preferito, del TCG. È ora di forse cambiare, di cambiare carta preferita e di abbracciare un'altra magari. Vado di Drowsy, perché per me è spettacolare, soprattutto dare una tela più grande a Comiglia, chiaramente ti dà questo. Dai, vado di Drowsy. Mamma mia, sei difficile. Perché di là hai una scena di vita del mondo Pokémon quando hai a che fare con un leggendario. Quindi maremoti, tempeste. Di là è proprio l'antico Pokémon che viene raccontato attraverso i libri, la cultura, le leggende. È un po' il discorso di prima. Per me la vera idea del mondo Pokémon, vi ricordate quanti cazzi vi ho fatto con i Pokémon Anthology e con questa mitologia che comunque mi ha affascinato e che della quarta generazione mi ha conquistato totalmente? No, vado a dire Regigigas, ragazzi. Basta. No, qui premio l'arte allo stato puro, premio la follia, premio Magikarp purtroppo. Sempre Drowsy, raga. Ultimo round. È tosta. Carte incredibili. Var, io ve lo posso... Aspetta, non mi ricordo se ce l'ho qui. Eccole qua. Sono holo normali, ragazzi. A me piace più Drowsy, raga. No, ragazzi, dai, per la storia, per la narrazione, per la luce, per tutto quello che mi ha dato Comiglia, ma a parte questo, per la follia cromatica, vado di Drowsy e lo dichiaro il vincitore, amici. E via. Basta.